Flavio Insinna ha vissuto momenti di panico durante la diretta dell'Eredità. Ecco cosa è accaduto. Flavio Insinna. Flavio Insinna è un conduttore televisivo e attore italiano attualmente al timone dell'Eredità e giudice del programma Il Cantante Mascherato. L'uomo è tornato a condurre l'Eredità dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi avvenuta nel 2018 a causa di un'emorragia cerebrale. Flavio Insinna è svenuto. Infatti, lo show pomeridiano di Rai 1 negli anni ha avuto più di un conduttore. Nato nell'estate del 2002, esattamente il 29 luglio, il programma nasce a seguito della chiusura della trasmissione Quiz Show che viene accusata di plagio. La decisione di rimuovere dal palinsesto il programma nasce anche in seguito al calo degli ascolti e per questo dopo i mondiali di calcio del 2002, la Rai decide di sperimentare un nuovo quiz per la fascia preserale. Inizialmente gli show proposti furono due ed entrambi condotti da Amadeus, Azzardo e L'Eredità. Visto il successo di quest'ultimo, la Rai, quindi, decise di concentrarsi su questo e di portarlo avanti per una stagione intera. Lo stesso Amadeus, oltre ad essere stato conduttore del programma, ne è curatore e creatore dello show basato sul format del programma argentino El Legado. Flavio Insinna e il panico nello studio dell'Eredità. Grazie al successo ottenuto vengono realizzati degli speciali in prima serata e all'interno del programma il conduttore Amadeus conosce Giovanna Civitillo che in seguito diventa sua moglie. Nel 2006, per via del passaggio del conduttore alla Mediaset a sostituirlo fu scelto Carlo Conti che nel 2014 lascia la conduzione per via dei troppi impegni, passando il testimone a Fabrizio Frizzi che per qualche anno ha condiviso il ruolo con Conti passandosi più volte la staffetta. Dopo la scomparsa del conduttore, ecco che l'Eredità viene affidato a Flavio Insinna che aveva già condotto lo show in una puntata speciale andata in onda nel 2015. La gaffe della concorrente. Il conduttore, nella puntata andata in onda lo scorso 16 marzo, ha chiesto ad una concorrente di nome Fabiola quale fosse il gruppo di cui faceva parte Phil Collins. Flavio Insinna e il panico nello studio dell'Eredità. La concorrente ha risposto che il cantante faceva parte dei Beatles, invece dei Genesis, scatenando una reazione imprevista da parte del conduttore che girandosi verso le quinte afferma di aver visto Silvia, una collaboratrice del programma, svenire per via della risposta data da Fabiola. La concorrente si è mostrata subito imbarazzata per la gaffe e ovviamente nessuno è davvero svenuto e la dichiarazione del conduttore è stata solo una frase per mettere in evidenza l'errore fatto dal Fabiola che ha cercato più volte di chiedere scusa per l'errore.